Ciao amici, cosa sapete del sale marino? Di certo è un alimento onnipresente in cucina e nelle ricette. Bisogna però saperlo dosare con attenzione, altrimenti può essere dannoso. Infatti, porta sfortuna a farlo cadere, io tengo sempre tutte le saliere ferme. Veramente intendevo dannoso per la salute, è per questo che non va fatto cadere troppo nel piatto. Comunque, il sale non serve solo in cucina, esistono anche altri ambiti e usi in cui è benefico. Vediamo allora insieme 9 utilizzi alternativi del sale marino, benefici per la salute e la bellezza. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Per far crescere i capelli. Il sale marino è efficace per dare nutrimento e fare crescere i capelli in modo naturale. Un impacco con il sale viene usato anche come trattamento per prevenirne la caduta precoce. 2. Antiforfora. Il sale può combattere la forfora. Come? Stimolando la circolazione. La forfora è infatti il risultato della sedimentazione di cellule morte sul cuoio capelluto. Fare uno scrub con il sale marino in un po' di balsamo prima di sciacquare può aiutare a rimuoverle. 3. Per combattere i capelli grassi. Il sale marino è un vero tocca sana per i capelli, aiuta anche a sgrassarli. In unione con uno shampoo specifico previene e contrasta i capelli grassi. Volete sapere tutti i segreti su come ottenere capelli perfetti anche con altri rimedi naturali? Ho scritto una guida veloce da leggere, dateci un'occhiata, trovate il link in descrizione. 4. Per fare gli scrub. Il sale può essere usato come esfoliante per rimuovere le cellule morte anche dalla pelle del corpo. Basta creare una crema con olio di oliva o di cocco da applicare massaggiando la cute. Non solo è depurativo, ma anche un ottimo modo per rilassarsi prima di una doccia calda. 5. Per la bellezza del viso. Il sale marino è eccellente come maschera facciale per detergere ed esfoliare il viso. Un po' di sale nel latte detergente aiuta a bilanciare la produzione di sebo e prevenire l'acne. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 6. Tonificante. Uno degli usi più noti del sale marino è per fare i bagni in vasca per un effetto detox e drenante. Con l'aggiunta del sale l'acqua deterge e depura in profondità la pelle facendo uscire le tossine. 7. Antiasmatico. Con il sale marino si possono realizzare spray nasali efficaci per l'asma. Il sale infatti ha un effetto calmante e antinfiammatorio sulle vie respiratorie irritate. 8. Antidolorifico. Il sale marino può alleviare dolori muscolari grazie al suo contenuto di potassio e magnesio. Si può aggiungere a una crema o a un olio e fare un impacco da tenere per almeno 30 minuti. 9. Per favorire il sonno. Il sale marino favorisce la produzione di melatonina, alleata del buon sonno. Se ne può mettere un pizzico nella tisana della buonanotte proprio prima di dormire. Avete visto, amici, come usare il sale marino in tanti modi alternativi e non solo in cucina? Per vedere tanti altri video sul benessere è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su abbonati al canale. Il benessere è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.